Chi è l'agente immobiliare oltre a venderti casa? Attenzione, è un mio parere personale. Ciao, un saluto da Andrea Ruocco. L'agente immobiliare non è detto che ti farà realizzare di più di quanto il mercato è disposto ad offrirti, ma semplicemente non ti farà perdere più soldi di quanto potresti realizzare al mercato. L'agente immobiliare responsabile non è solo quello che ti vende casa, è quella persona che quando non hai pazienza e tempo avrà cura delle tue cose come fossero le sue. L'agente immobiliare comprensivo, pur di non farti turbare durante la vendita, assorbe lui tutto lo stress della trattativa. L'agente immobiliare è disponibile. È quello che ti risponde la domenica o nelle ore più impensabili. L'agente immobiliare, quello discreto, mantiene per sé le tue confidenze e non se la canta con i colleghi o amici per vantarsi. Quello in gamba, poi, ti accompagnano passo dopo passo e ti evitano di intrappolarti nella ragnatela della burocrazia. L'agente immobiliare fedele è quella persona che te lo ritrovi anche dopo averti venduto casa. Ti chiama per sapere come stai e se ti va un caffè. Quelli che lo fanno con passione, se ti vedono in difficoltà con le buste della spesa, ti chiedono di darti una mano perché si sentono persone pronte ad aiutare. Poi, l'agente immobiliare è quello organizzato. Quando il tuo idraulico ti dà buca, lui è uno pronto, economico e bravo. L'agente immobiliare è quella persona che ti rispetta quando vendi la tua casa di famiglia, perché sa che quella cosa fatta di mattoni è la tua seconda pelle. Insomma, è come vedo io l'agente immobiliare, che non ti vende solo la casa, è una persona che si adopera per migliorarti la vita. E se mi sono dimenticato qualcosa o vuoi condividere il tuo parere, ti invito a scriverlo nei commenti. Ciao!